Eccoci adesso nello spazio del cucina, nello spazio del cucinando con MD, Chef Erio. Buongiorno, Mary, buongiorno. Buongiorno a te, Chef Yu. Oggi ho fame, famissima. Famissima. Ni? No, abbiamo fatto un ampio aperitivo. No, siete stati dei monelli, perché... Abbiamo fatto un ampio aperitivo. Stamattina? Brava. Nello spazio di Acef è stato portato un pezzo di pane buonissimo. È finito. Nel frattanto io ero lì per le interviste, è finito il pane, neanche mezza fettina mi hanno conservato, ma siete proprio cattivissimi. Insieme alla marmellata, quindi noi in esclusiva l'abbiamo assaggiata. La grisombola. Mentre tu facevi il blocco, noi in esclusiva l'assaggiavamo. Ah, ma che monelli! Però mi avete riservato sicuramente un piatto preparato dalle mani bravissime di Chef Erio. Ma non leggero, eh? Non leggero, chissà, vediamo nella Yellow Bag MD che cosa c'è, Chef. Non mi far arrabbiare, perché se mi avete, guarda, tolto il pane per preparare una cosa che non mi piace, un po' di misticanza, quindi radicchio, rucola, carote, insalata cappuccia. Questa non è che mi piace tanto. E pannocchia, la pannocchiella. Quella è per il somaggio, vero? Si mangia tantissimo, sì, di pannocchia. Sì, però se qua sotto vuoto sono buonissime, buone? E sono sapore, te lo assicuro. Uova. Le uova bio. Bio. Guarda. Veloci, abbiamo la quinoa. La quinoa oggi. E che poi già ho provveduto a sbollentare. Va bene, però potevi conservarmi una fetta di pane. È conservata. Ah, ok, e poi abbiamo questo, Chef, che taglio è? Arista di maiale. Vediamo la ricetta come si titola, Chef Yu. Guarda, semplicissima. Arista in crosta di quinoa. Quinoa, gli ingredienti sono arista di maiale, in questo caso 4 fettine o 8 fettine, 300 grammi di quinoa, 10 minuti per sbollentarlo, quindi velocissimo. 2 uova, 2 cucchiai di farina, misticanza, olio, sale, pepe. Allora, abbiamo in realtà in bella mossa tutti gli ingredienti. Non ho capito cosa servirà la pannocchia, però in corso d'opera la scopriremo. Guarda, subito. Questo tuo pensiero. Guarda, lo mettiamo in padella. Andiamo ad abbrustolire, così viene arrostita. Brava. E lo accompagniamo con un po' di sano burro. Abbiamo detto che non era light, ha ragione, Chef. Vedi? Così nel sano un po', si è un eufemismo un po', perché in realtà è il proprio... Saliamo. Un mezzo panetto della, bello, abbondante, dei classici 80 grammi. Pepe. O 120. Qual è il panetto? E la pannocchia. Qual è il panetto più piccolo del burro? 80, 120? No, 100 grammi. Allora, da dove si parte? Mentre da quest'altro lato, estremiamo un po' di roba. Io ho sbollentato già la quinoa, acqua bollente, 10 minuti. Ah, pensa, io pensavo si mettesse così. Anche così, un po' glielo mettiamo anche così, okay, mi ha dato una bella idea. Ho sbattuto già le uova. Sì, quindi l'abbiamo bollita quanto tempo, Chef? Ma 10 minuti. Ah, ok. 10 minuti, scoliamo. Vabbè, tu lo dici come se fosse scontato, io sapessi che ci occorrono 10 minuti per la quinoa. Non so manco cosa è la quinoa. Guarda, però ho imparato a conoscerla attraverso Chef Erio, il suo ristorante, mangiando sul serio. Brava, è una pianta erbacea che fa parte della famiglia degli, semplicista, li mangiamo spesso, degli spinaci, della barbabietola, quindi della stessa famiglia. Quante informazioni si conoscono. Vedi, piano piano si scioglie il burro. Quindi che facciamo? Una cotoletta. Di arista di maiale. Facile, facile. Semplicissima, guarda, Mary. Quindi, la farina. Bene. Abbiamo già acceso la fiamma per l'olio che deve essere bollente, c'è più? Controlliamo. Acceleriamo un po'. Perfetto. Okay. La farina, le uova. E poi abbiamo la quinoa. Quindi non abbiamo in questo caso il pane grattugiato, ma abbiamo questa quinoa che sicuramente restituirà croccantezza e spessore. No, io non l'avrei mai pensato. Per questo io il risultato finale. Mi è piace proprio lo spazio del cucinando con MD, perché poi si conoscono nuovi sapori. La quinoa, per esempio, io non ho mai utilizzata in casa. Quindi vi consigliamo e vi esortiamo a conoscerla. Se non volete, non vi va, al ristorante Mangiando sul Serio potete richiedere una cotoletta alla quinoa. Alla quinoa. Allora, Mary, il risultato finale, quello che vogliamo, è proprio lo spessore. Bravo, vedi, quindi, però ce l'è arrivata allo spessore. Brava, senza volerlo. Vedi. Ormai stai diventando... Una teorica culinaria. Ma presto farai quello anche... è una teoria e basta. No, farai anche più pratica. No, Chef, per favore, mi devi lasciare stare. Quindi, ti prego. Un po' di cioè, già mamma, io non posso rubare il posto a mamma o anche a te, perché al ristorante Mangiando sul Serio so che tutti quanti ti cercano tantissimo, per cui non è che stia poi tanto bene che ci sia Mario a cucinare. Guarda, nel ristorante Mangiando sul Serio. Lasciami qua. Contenti. Lasciatemi qui. Allora, Mary, guarda, abbiamo fatto... Fammi pulire un po' le mani. Sì. Ecco qua. Perfetto. Perfetto. Guarda, olio bollente, la pannocchia. L'olio.
Preferiamo quello ai semi di quinoa. L'olio. L'olio, semi di girasole. Di girasole. Bene, perfetto. Vediamo, sì. Devi spiegare quel burro che lì è bello a decorazione, sovrastante. No, cosa serve? Il calore man mano che sale, si scioglie e nappa. Ah, si addentra. Brava. Si addentra nel mais. Quindi piano piano si incomincia a riscaldare tutta la pannocchia e il risultato finale sarà. Allora, chef, però la carne che abbiamo scelto è questa arista di maiale, la caratteristica che deve essere bella cotta la arista. Quindi come mi accorgo che non cade in errore, poiché non sono abituata con la quinoa? Allora, guarda che sottile, la quinoa già è sbollentata, quindi quando arriva al punto croccante è cotta anche la carne. Ah, vedi? Quando si fa la crosticina sotto è cotta anche la carne. Prepariamo un bel po' di carta assorbente. Vedi come incomincia a prendere forma. Bene, bene, bene. Quindi un piatto che potete sciogliere. Un piatto che potete comunque preparare anche questa sera. Se vi manca la quinoa andatela a comprare e preparatela e fateci sapere. Ma ne possiamo sbollentare anche tutta la bustina. E poi? Ne otteniamo un bel po'. Lo conserviamo e possiamo la mattina dopo, il giorno dopo, servire un'insalata con la quinoa. Petto di pollo. Quindi facciamo un po' di petto di pollo alla brace. Ah, è buono. Lo tagliamo a julienne, lo adagiamo sulla quinoa e lo condiamo come a noi piace, con dei cetriolini, un pomodorino, delle olive. Come meglio crediamo. Allora, noi naturalmente vi ricordiamo che vedi ci siamo anche domani con Chef Ferio. Che bello, guarda. Quello mi piace leggermente un po' più morbido, non lo tossiamo tanto, Chef Ferio, perché altrimenti poi... Ma il burro serve proprio a quello, per ammorbidire. Mi piace questa idea di morbidezza da restituire. Guarda. Ok. Siamo pronti per la fase finale, con una pizzicanza. Bene. Guarda. Preparate questo piatto e fateci sapere se vi è piaciuto sulle nostre pagine ufficiali Facebook e anche Instagram. Tra poco posteremo la nostra ricetta del giorno. Naturalmente Chef Ferio non manca qui tutti i giorni per portarvi le novità e tanta bellezza e tanto sapore in cucina come solo lui sa insegnarci tutti i giorni. Oggi abbiamo conosciuto, chiedo scusa perché magari voi la conoscete già, le adoperate, la quinoa, come prepararla con la cotoletta, sbollentandola prima. Chef Ferio, io ti invito ad essere qui anche domani perché senza di te ecco in questo qui spazio proprio non saprei cosa fare. Guarda Mary, un piatto semplice. Velocissimo da preparare, quindi velocissimo. È nuovo, no? Vado, Chef, ma tu sei straordinario. Ma sei bravissimo, grazie. Ciao, ci vediamo domani. Buon appetito. Bacini Mario e buon Sanremo.